Salve, sono Durga McBroom, la cantante di Pink Floyd. Vieni a Pescara per un grande spettacolo con Pink Box il 5 di settembre. Vieni. Questo è il sorridente invito di Durga McBroom, già vocalista dei Pink Floyd, al tribute show che i Paintbox e la stessa Durga terranno lunedì 5 settembre 21 al Teatro D'Annunzio di Pescara a sostegno del progetto AIT, ovvero Accoglienza, Integrazione e Territorio dell'ente del terzo settore Alda e Sergio per i Bambini. Il presidente Massimo Parenti racconta così l'inizio della collaborazione con questi artisti. È avvenuto per caso lo scorso anno, grazie ad un amico del service che ci ha detto: guarda, c'è questa opportunità, c'è questa band che suona veramente bene, se siete interessati potrei farvela conoscere. Ci siamo incontrati con Roberto e da lì abbiamo, cioè non c'è stato motivo, in due secondi abbiamo detto allora facciamo una serata e abbiamo iniziato lo scorso anno. Quest'anno mi ha detto: Massimo, perché non cerchiamo di migliorare ancora? Dice: ho l'opportunità di avere la vocalist e quindi fare una serata ancora più di un livello superiore. Il progetto era iniziato prima dell'estate con un gruppo di bambini provenienti dall'Ucraina. Quando la Caritas ci ha coinvolti nel progetto dei bambini ucraini e ci hanno destinato un certo gruppo di bambini. Lì per lì non era nulla, però dopo abbiamo scoperto, diciamo, un fattore abbastanza pesante. Erano bambini sordomuti, quindi allora abbiamo dovuto cercare di trovare delle persone idonee, perché oltre ai nostri volontari, la pediatra, le psicologhe, il mago stesso, le insegnanti e i volontari, abbiamo dovuto trovare delle persone che conoscessero la lingua, ma non soltanto la lingua, perché a questo scopo l'avevamo già risolto, questo motivo l'avevamo già risolto grazie a due ragazze ucraine che stanno qui a Pescara da oltre 10 anni e che si sono offerti di darci una mano nella traduzione. Ma soprattutto perché c'è stato di aiuto una signora ucraina che, nonostante lei fosse sorda, è una persona che conosce la lingua dei segni e ha la fortuna di conoscere il labiale. Ciao, arrivederci.